caldo. Ebbè sì, io oggi sono in Africa, cari bambini, e qui fa un gran caldo. Ma iniziamo subito. Oggi vi leggerò una fiaba africana, l'elefante impaziente. Nell'immensa savana africana era un giorno come tanti. Un nobile e forte elefante era alla ricerca di una fonte d'acqua per placare la sua sete. Giunto in prossimità di un fiume, si precipitò a capofitto verso l'acqua e bevve con avidità. Dopo le prime abbondanti sorsate, l'elefante venne preso dal panico ed emise un forte barrito. Oh, cosa succede? Non riesco più a vedere bene! Alcuni istanti dopo proruppe in un pianto disperato. Il mio occhio! Il mio occhio! Non ho più il mio occhio destro! Deve essere caduto in acqua mentre bevevo! Effettivamente, l'occhio destro dell'elefante era uscito fuori dalla sua orbita ed era caduto. Il nostro amico allora si mise a rimescolare l'acqua del fiume in maniera convulsa, e senza fermarsi un attimo. Voleva risolvere il problema al più presto. Non aveva intenzione di perdere tempo. Cercò per ore e ore senza ottenere nessun risultato, se non quello di rendere ancora più torbida l'acqua del fiume. Ciò contribuiva a gettare l'animale nel panico più totale, poiché i granellini di sabbia gli impedivano di vedere con chiarezza. All'improvviso, nella savana, echeggiò una risata. Furente, l'elefante si girò in tutte le direzioni per vedere chi osava burlarsi di lui e con la coda dell'occhio vide una piccola tartaruga seduta su un ceppo che rideva e rideva. «Pensi che tutto questo sia divertente?» gridò l'elefante. «Ho perso un occhio! E questo ti fa ridere?» La tartaruga allora rispose con garbo. «Quello che è divertente non è ciò che ti è successo, ma vedere come reagisci. Sei totalmente sconvolto!» L'elefante rispose offeso. «Ah sì? Sentiamo allora cos'hai da suggerirmi! Tutti sono bravi ad essere saggi con i problemi altrui! Cosa mi consigli di fare, dunque?» La tartaruga sussurrò con pacatezza. «Devi imparare ad avere pazienza. Calmati e tutto andrà bene.» Anche se scettico, l'elefante decise di seguire il consiglio della tartaruga. In fondo, cosa aveva da perdere? Smise di muovere l'acqua e a poco questa tornò chiara e cristallina. Di lì a poco, quale non fu la sorpresa dell'animale nello scoprire che il suo occhio era proprio lì, davanti a lui. L'elefante lo afferrò facilmente con la proboscide e se lo mise di nuovo nell'orbita. Felice e contento di aver ritrovato ciò che cercava con tanta ansia, l'elefante si girò in direzione della tartaruga e con un pizzico di vergogna la ringraziò per il prezioso consiglio. Ma il piccolo animale della savana era già scomparso tra le fronde. Tutto contento, l'elefante pensò: «Beh, sicuramente non c'è niente di divertente nel perdere un occhio, ma il panico e la fretta di certo non aiutano.» Ed ecco, all'improvviso, si sentì la voce della tartaruga echeggiare nella savana. «La pazienza! Ricordati!